Buonasera e bentrovati in questa ultima puntata di Telebari Social Night. Beh, Andrea, ben ritrovato. Le ho fatte tutte da ottobre fino ad oggi, ci sono stato sempre ringraziando voi e tutto il team. Oggi concludiamo l'ultima puntata per poi vivere un'estate insieme con Buongiorno Bari Summer Edition. E a questo punto, nella prima parte, insomma, non potevamo non chiudere con i nostri amici e partner, con la Gazzetta del Mezzogiorno, con il direttore Mimmo Mazza. Grazie Maddalena, buonasera a tutti. Buonasera Mimmo. A questo punto lancerei la clip per commentarla insieme e, diciamo, far capire a tutti un po' di cose. Al di là di quelle che sono le prese di posizioni politiche, restano delle frasi che abbiamo ascoltato, che sono state citate nel nostro servizio, che non sarebbero accettabili da nessuna parte, in nessun consesso pubblico o privato. Che queste si ascoltino in un'organizzazione giovanile del primo partito italiano ancora alle elezioni europee del 9 giugno è due volte intollerabile. È vero che bisogna che con chiarezza chi guida quel partito e chi l'ha guidato alla vittoria dica parole inequivocabili. Direttore, abbiamo sentito Mentana su questa situazione di Fanpage. Cosa succederà adesso? Ma vediamo, ci sono delle prese di posizione molto importanti a livello politico, è intervenuta anche la Premier Giorgia Meloni. Io voglio dire una cosa su questa inchiesta ha disvelato un mondo che sicuramente non è giustificabile rispetto ai toni e alle parole usate, però l'ha disvelato in una maniera che non è propriamente giornalistica, perché chi ha fatto questa inchiesta lo ha fatto non facendo il giornalista, cioè spacciandosi come persona infiltrata all'interno di questo gruppo, quindi chi ci ha avuto a che fare non sapeva di averci a che fare con un giornalista. Io è un modo di fare che francamente non condivido, non voglio giustificare, sia chiaro, frasi ed espressioni usate e rilevate nelle inchieste di Fanpage. Dico però che quando un cittadino ha a che fare con una persona, con un professionista, con un giornalista, deve sapere di avere a che fare con un giornalista e non con una persona qualunque, perché c'è la libertà altrimenti di poter usare anche in maniera goliardica, perché secondo me quello che emerge da questa inchiesta è la crassa ignoranza di chi dice quelle frasi, perché si tratta di persone che non sanno di che cosa parlano, che non c'erano dal punto di vista anagrafico in quel periodo evocato, quindi francamente quello che emerge è l'ignoranza. Farla emergere simulando di essere un'altra persona a me lascia un po' perplesso, perché probabilmente se questo metodo venisse applicato in altro tipo di organizzazioni non ci sarebbero risultati così dissimili, secondo me. Non c'è giustificazione per le parole usate, tant'è che questa è la vostra copertina di oggi, vediamola insieme, insulti fascisti. E c'è una porzione di Puglia che è coinvolta in questa inchiesta. Sì, perché sono emersi degli episodi che riguardano anche Conversano. Poi, secondo me, vanno verificati, vanno visti fino in fondo, è giusto prendere le distanze, perché insomma, chi inneggia al fascismo ovviamente non può che essere buttato fuori da qualsiasi tipo di organizzazione politica, perché la nostra Costituzione è fondata sull'antifascismo e su questo non c'è dubbio. In realtà io vorrei che la nostra Costituzione fosse fondata su qualsiasi tipo di opposizione a ogni tipo di estremismo, non solo antifascismo ma anche anticomunismo. Io l'ho sempre detto e l'ho anche scritto. Secondo me dobbiamo essere anti ogni forma di totalitarismo, altrimenti non siamo coerenti e credibili. Invece, insomma, a Minervino Murge, cambiando argomento, insomma, c'è stato un vasto incendio di 230 ettari adibiti a bosco e a pascolo. Insomma, non ci sono neanche regole e leggi, diciamo, importanti, perché qui non ci sono delle leggi che puniscono chi fa questi atti. Non li puniscono in maniera sufficiente tale da costituire un deterrente e da prevenire questi episodi che stanno diventando sempre più frequenti e che ci allarmano. Direttore, perché siamo alla vigilia dell'ennesima ondata di caldo africano, quindi ovviamente le alte temperature favoriscono il sorgere degli incendi, c'è anche le campagne sono senza acqua ormai da settimane e quindi il rischio è davvero di perdere una buonissima parte del nostro patrimonio boschivo, che peraltro contribuisce a tenere il clima temperato, certo. Quindi si crea un effetto pazzesco. E ci sarà anche un altro incendio a San Giorgio, insomma, che si è sviluppato in maniera molto vasta. Ma ci dovrebbe essere anche, secondo te, un controllo maggiore della forestale? Una cura intanto delle aree boscate. E poi certo, la prevenzione si fa così, si fa prevenendo, perché una volta che prendiamo gli autori di un incendio, poi li dobbiamo punire per carità, ma l'incendio ormai i suoi danni li ha fatti, dobbiamo evitare che questi danni siano compiuti, perché far ricrescere un bosco o una pineta richiede decenni. Assolutamente. Le previsioni per questo weekend sono di dominio pubblico, si sfioreranno i 40 gradi.
Ci saranno state prese delle misure per prevenire questi incendi? Ci sono vari sindaci che stanno intanto facendo delle ordinanze di assoluta civiltà, quella di impedire i lavori all'esterno dalle 12 alle 16. Poi servirebbero misure anche per prevenire gli incendi. La risposta che ci danno è sempre: non c'è personale, siamo pochissimi. E qui è evidente che un investimento va fatto. Un altro, diciamo, uno scoop, una notizia che ieri abbiamo dato noi, pianerottoli in centro usati per, diciamo, spaccio di droga, insomma, questo è gravissimo. È la spia di un fenomeno che spesso viene taciuto o per abitudine, perché una volta, quando facevo il cronaca nera, e sono passati purtroppo diversi decenni, la notizia dell'arresto di uno spacciatore faceva notizia, pubblicavamo la foto, il nome, la droga sequestrata. Ormai non fa più notizia l'arresto per droga, cioè li passiamo come fatti normali, e questo già è una spia della sottovalutazione di un fenomeno invece enorme che andrebbe seguito, monitorato sin dalle scuole, sin dalla minore età, perché la diffusione è spesso sotto gli occhi di tutti, però spesso finisce per essere sottovalutata. Assolutamente. Invece c'è stato ieri la notizia che il 9 gennaio inizierà il processo, l'avete data voi, dell'avvocato Nicola Loprieno per detenzione di droga, insomma. Questa è una notizia alla fine importante, perché chiude un cerchio anche. Chiude un cerchio, intanto perché Loprieno è stato eletto consigliere comunale per il centro-sinistra a sostegno del neo sindaco Vito Leccese, quindi diciamo che è un primo problema che Leccese dovrà risolvere, non direttamente, perché ovviamente non è che risponde lui, però insomma è un problema anche della maggioranza. E poi perché chiude un cerchio, perché è una vicenda, insomma, che si trascina da tempo. Loprieno, ricordiamo, era stato scagionato in primo grado, poi la procura ha fatto ricorso e la Corte d'Appello ha stabilito la prima udienza del processo. È una vicenda di un presunto complotto ordito per far trovare cocaina alla bordo dell'auto di un professionista. Insomma, alla fine non si è capito bene se il complotto c'era. La detenzione sì, però, almeno stando alle ultime risultanze, quindi per detenzione finalizzato lo spaccio di sostanze stupefacenti, Loprieno si trova a giudizio. Andrea. Andiamo adesso a toccare altre tematiche che riguardano la nostra regione in lungo e in largo, prevalentemente tematiche turistiche, che partono con questa clip. Vediamola. E la signora! Benvenuta! Dal centro storico di Bari, chi lo doveva dire qua a San Paolo? Allora, parlo di Bari. In dialetto. Sono più contento di voi che sono arrivato. No, sì. Dopo aver conquistato l'India, Nunzia sbarca dal Borgo Antico a San Paolo e l'accoglienza è da vera diva. Sì, ecco, perché per come nasce la clip, dal Borgo Antico a San Paolo sembra che sia spostato di quartiere, invece in molti hanno commentato attraversato l'oceano per arrivare in Brasile, perché ormai è diventata una star internazionale grazie alla sua attività, insomma, che è quella di fare le orecchiette nel centro storico di Bari. È diventata ormai una star internazionale. Non può rappresentare Bari, perché spesso su questo facciamo polemica, anche nella mia redazione, quando parliamo di Nunzia c'è sempre chi i due partiti, e lei non è l'emblema di Bari, lei è il simbolo di Bari. Comunque porta Bari in giro per il mondo, e questo è un fatto positivo. Certo. Poi ridurre la ricchezza della città di Bari a una signora che fa le orecchiette probabilmente è diminutivo, però vuol dire, è uno dei simboli. Però portare l'immagine di Bari così non è sbagliato. Ben venga che qualora potessimo esportarne anche tantissimi altri. Invece, insomma, cambiamo argomento, perché oggi, insomma, ci stiamo deliziando con cambi di argomenti continui e costanti, come sempre. E nella cattedrale di Taranto, questo è un video della Gazzetta del Mezzogiorno esclusivo, sono stati trovati due turisti a rubare. Ma questo ci fa male. Sì, il fatto è sconcertante. Sono due turisti inglesi che erano scesi da una nave da crociera che aveva fatto scalo a Taranto, poi dopo qualche ora sarebbe ripartita. E già immaginiamo i titoloni che io stesso avrei fatto se i due turisti fossero stati loro derubati. Derubare i due turisti inglesi, quindi ecco, non fate venire i turisti. Invece è il contrario, il furto era loro. Si sono inseriti nella cattedrale di San Cataldo e hanno rubato questo borsello di proprietà di un frequentatore della chiesa. Per fortuna le immagini hanno ripreso la scena, i carabinieri della vicina stazione di San Cataldo li hanno immediatamente riconosciuti, denunciati e recuperata l'area furtiva. E il modo al contrario, non più i turisti che vengono derubati, ma i turisti che vanno loro a rubare. Assolutamente. Andrea, so che tu vuoi fare una domanda al direttore Mazza. Rimanendo però sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno e andando nel nostro Borgo Antico, dove c'è una polemica. Se c'è polemica, ci voglio andare io.
Caccia ai tavolini selvaggi nei ristoranti di Bari Vecchia, 3 locali chiusi per 5 giorni. Qual è la polemica? Non siamo mai contenti del nostro turismo? Non riusciamo a trovare le regole giuste? Cosa accade? Ma questo fatto risale dall'epoca Covid. L'epoca Covid portò purtroppo alla chiusura di locali pubblici. Quando ci fu la riapertura, per incentivare il ritorno nei locali pubblici anche per stare all'aperto, che è sempre una forma di prevenzione delle malattie respiratorie, si decise di liberalizzare o quasi l'installazione di tavolini ed è ora all'aperto. Adesso invece che i comuni chiedono il conto per chi occupa suolo pubblico, molti furbi non lasciano i tavolini, molti commercianti furbi, ma non pagano la relativa tassa per l'occupazione di suolo pubblico. La polizia locale fa i controlli e vengono sequestrati e chiusi i locali, ma il fatto non riguarda ovviamente solo Bari. A Taranto sono stati sequestrati negli ultimi 2 mesi 20 deor per i quali non era mai stata pagata la relativa tassa. Avevano tolto i posti auto, quindi il fatto è, secondo me andrebbe fatta una nuova regolamentazione che tenga conto delle esigenze di tutti, però l'abusivismo non può essere consentito. Invece, insomma, siamo quasi alle porte domani del Red Bull Cliff Diving a Polignano. Insomma, un evento importantissimo che ci porta a livello internazionale. Importantissimo, ma non importante tanto quanto un altro, anche perché a Polignano si sono dovuti adeguare ad un cambio orario last minute dovuto alla partita dell'Italia. Sì, questa partita dell'Italia di sabato alle 18 sposta un po' tutti gli equilibri, tutte le organizzazioni, pagano anche una kermesse mondiale come quella dei tuffi di Polignano, ma ci sta, noi siamo Dio, Patria e Pallone, forse anche in un altro ordine, quindi. Vi svelo un retroscena di redazione, mi hanno costretto a chiamare l'entourage di Vasco Rossi per chiedere se ci fossero dei cambiamenti anche per quanto riguarda la terza tappa di Vasco di sabato, e al momento mi hanno detto no, si guardassero la partita a casa e poi inizia il concerto. Poi Andrea, ci sono male lingue che dicono che lo sballottaggio di Bari è finito così presto lo spoglio perché c'è la partita d'Italia, non so se è vero, però alziamo le mani, però a pensar male chissà. Direttore, è sempre molto piccante. Al di là di questo, so che c'è un'ultimissima domanda, perché poi devo chiedere io un'informazione al direttore. Sì, visto che la Gazzetta del Mezzogiorno sta dedicando ampio spazio alla musica, come è giusto che sia, voglio toccare un'ultima tematica musicale che riguarda molto da vicino la nostra regione. La villa alle Isole Tremiti di Lucio Dalla, icona della musica, rischia di non diventare più un museo, ma è in vendita e di dominio pubblico. Non è un peccato? È un grande peccato, perché Lucio Dalla ha fatto tantissimo per le Tremiti, per la tutela delle Tremiti, si era follemente innamorato di questo arcipelago, e il fatto di dover rinunciare alla Casa della Musica in cambio di un investimento privato, capiamo per carità le ragioni del privato, però francamente priva le Tremiti di un presidio storico e culturale che avrebbe fatto così tanto bene. Confermo. Io invece voglio sapere, diciamo, qualche chicca sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Quali sono le novità estive? Ma le novità estive che proseguiamo, perché so che ce ne sono sempre tante. Proseguiamo l'abbinamento con la Gazzetta dello Sport, che così tante soddisfazioni ci sta dando. È partito il 18 giugno, continua e continuerà per un anno, e questo sicuramente è un fatto positivo. Stiamo potenziando moltissimo la nostra informazione multimediale. Abbiamo introdotto una pagina di musica, Andrea lo diceva, una pagina di musica settimanale dedicata ai tanti eventi che per fortuna ci saranno in Puglia quest'estate. Insomma, facciamo il possibile per dare un futuro certo e sereno a una testata che ha visto la luce il 1° novembre del 1887. Direttore, grazie di essere stato qui con noi in questo anno e di aver commentato tutte, diciamo, le cose importanti, gli avvenimenti importanti. Buona, diciamo, estate alla Gazzetta del Mezzogiorno e al direttore Mazza. Ci ritroveremo i primi di ottobre, ma tanto io so che Andrea ti inviterà assolutamente a Buongiorno Bari, però direttore la mattina alle 8:10, non la sera alle 21:30. Sappiamo di aver realizzato un grandissimo sogno in questo momento per il direttore, non aspettava altro. Grazie a voi intanto. Grazie, a questo punto qualche minuto di pubblicità e ritorneremo col dottor Fabrizio Barattolo per parlare di bellezza a 360 gradi, e chi meglio di lui ce ne può parlare? Io!